Sotto una pioggia torrenziale, in una partita condizionata dal doppio cartellino giallo a Basile, dopo nemmeno mezz'ora di gioco, la castellanzese alza bandiera bianca nella rincorsa alla terza posizione, al cospetto di un gol a maggiore ordinato che a 10 minuti dal termine con De Michele porta a casa i 3 punti. Ascoltiamo ai nostri microfoni Gianni Riccio. Gianni Riccio, allenatore del gol a maggiore al termine della partita, vittoria 1-0 del gol a maggiore, ce la conti mister. Sì, una buona partita, ci tenevamo, anche se il nostro campionato non ha più nulla da dire, fortunatamente e sfortunatamente. Siamo stati decisamente favoriti da una stupidata che ha commesso il numero 8, adesso non ricordo chi, e si è fatto espellere subito e niente, dopo la partita abbiamo creato diverse occasioni anche. Cioè l'1-0 va benissimo, però le occasioni, sostanzialmente la partita l'abbiamo, secondo me, meritata. Abbiamo creato parecchie occasioni. Ecco mister, a questo punto magari per voi qualche rimpianto, perché forse con qualche punto in più o un po' più di continuità, soprattutto inizio stagione, si poteva arrivare magari anche in zona playoff. Sicuramente sì, io lo pensavo, a dire la verità. Abbiamo incontrato delle difficoltà che non erano tanto legate al campo quanto anche a vero e proprio fattore fortuna, perché noi abbiamo pagato carissimo delle prestazioni buone, se non addirittura ottimo, come mi viene in mente a Taino, dove abbiamo stradominato una partita e alla fine nemmeno un pareggio. Sono stati dei punti importanti che abbiamo lasciato per strada, però abbiamo sempre espresso una buona qualità di gioco, sempre dall'inizio alla fine. Ok, ringraziamo l'allenatore Corrado Mangione, arrivederci. Grazie. Anche l'analisi di mister Talarini al termine della partita si concentra sul doppio giallo a Basile. Mister, non è stata sicuramente una bella partita quella di oggi? No, sicuramente no, non è stata una bella partita, già l'approccio alla partita non mi è piaciuto tanto. Non era la solita castellanzese, non era la castellanzese che abbiamo visto domenica da Cisate, purtroppo è venuto a mancare un difensore bravissimo, Galantino, che le auguro tutto il bene possibile per l'infortunio che ha avuto, che deve essere operato domani, e soprattutto poi dopo 20 minuti, 22, 23 è stato espulso, secondo me ingiustamente, il nostro centrocampista incontrista, e gli abbiamo sofferto più del dovuto. Però siamo arrivati a 10 minuti alla fine che eravamo ancora sullo 0-0, cioè niente di particolare, purtroppo dopo la parata di Gallucci non siamo stati tanto bravi a difenderlo, abbiamo beccato il gol del 1-0. Ecco mister. Il pareggio dell'Arcisate a Venegono e la sconfitta della Crenese a Taino praticamente certificano con una giornata d'anticipo la griglia playoff del prossimo 17 maggio, con la castellanzese che sarà di scena al Peppino Prisco di Arcisate e la Crenese ospite di chi fra Marnate Nizzoline e Vergiatese uscirà sconfitto dallo splendido duello che domenica prossima dovrebbe, usiamo il condizionale visto che le due squadre hanno la possibilità di concludere la stagione regolare a pari punti, avere il suo epilogo.